Salve amici chitarristi, sono qua a fare un mini video, una piccolissima lezioncina intitolata Plettriamo insieme, l'uso del plettro e dei vari tipi di plettro. Per esempio questo è un plettro in plessiglass. Sentite il suono? Suoniamo vicino al manico. Lo stesso plettro, sempre in plessiglass, ma più spesso. Più piano con un plettro più spesso e avere l'equilibrio. Il suono diventa molto più consistente, acquista forse in bassi. La percezione è anche minima, però si sente, specialmente se amplifichiamo bene. Prendo un plettro in legno. Molto più dolce, molto più rotondo. Un plettro in plastica, più fine. Nell'arpata dell'accordo, dell'arpeggio, che bello, che si sente molto di più il plettro. Prendo un suono di un plettro in vinile. Disco vinile. Ogni plettro, nella sua diversità, ha un suono. Questo consiste nel trovare sempre delle sonorità leggermente diverse, con il tuo suono, con il tuo tocco. Ti aiuta a trovare delle situazioni diverse, secondo del genere che fai e anche delle cose che fai. Per esempio questo qua in vinile. Molto bello per fare questo genere qua. Poi per esempio se vogliamo accompagnare un valzer, devono essere fini, non meccanici. Andiamo a fare il solista in legno. Cambia il suono, ti aiuta anche a cercare un'espressività diversa. Non è così importante, però è qualcosa diverso, cambiare plettri per sentire anche cosa serve in quel brano, in quel contesto musicale in cui si suona. Cosa dire? Poi logicamente conta molto il tocco, però diciamo che il materiale di cui è fatto il plettro aiuta molto a trovare una sonorità particolare. Questo è un plettro molto delicato, sottilissimo.
ritmi funky, l'ideale. Eccetera, eccetera. Sono prove, eh? Però insomma, dai, trovare i plettri giusti non è semplice. Ci sono plettri molto buoni, non dico la marca perché non voglio fare pubblicità. Chi vuol sapere che marca è, glielo dico in privato. Costano, eh? Come tutte le cose buone costano, però dai, li trovo bene. Plettriamo insieme, sempre con la chitarra. Ciao ragazzi!